Allora, come sei riuscito a portare, come ce l'hai fatta a portare il design in azienda? Roberto, Ti ti racconto ascoltiamo. tutto, segreti inclusi. Allora, di che cosa parlo oggi? Parlo di come ho portato il design in azienda e nello specifico, vi faccio prima un piccolo riassunto della situazione da cui partivo. Io ho avuto per 20 anni un'esperienza in un gruppo bancario, era una situazione che a dir poco non mi piaceva, era una situazione dove c'era mancanza di confronto e io vivevo un senso di disperazione. Non ci stavo affatto bene in quella situazione lì. Oggi dove sono? Sono dopo aver fatto esperienze in contesti molto diversi negli ultimi 3-4 anni, sono una situazione in cui da un punto di vista economico posso darmi un risultato di 9 su 10 per quello che ho raggiunto, e in termini di guadagno a giornata guadagno 4 volte quello che guadagnavo quando ero dipendente, e mi si è automaticamente liberato molto più tempo per me stesso, per organizzare il compleanno delle mie bambine domani, per giocare a padel piuttosto che per stendere i panni o fare la spesa se c'è bisogno. Ho molto più tempo per fare formazione e networking, e questo poi è stato funzionale rispetto a tutto ciò che diciamo c'è stato dopo. Al contempo, è buffo come la mia esperienza bancaria, che prima ritenevo un problema nel mio profilo professionale, invece è stato funzionale a tutto ciò che è arrivato dopo. Questo mi ha fatto ragionare sul fatto che a volte il nostro impostore non ci dà dei pessimi consigli. Dove sono oggi? Sono in un'azienda dove sono di fatto l'unico designer tra 150 dipendenti, e quindi mi sono dovuto inventare un sistema che potesse, diciamo, essere utile ad approcciare e portare il design in azienda in quello specifico contesto, calato molto sul contesto e non, diciamo, ragionando in teoria. Che cosa è stato fondamentale in questo percorso? È stato fondamentale, sono state fondamentali le relazioni con le persone all'interno dell'azienda piuttosto che le relazioni all'esterno. Relazioni con il mio sponsor che mi ha voluto lì in quella posizione, piuttosto che con gli altri stakeholder e, non ultimo, con l'amministratore delegato. Questo ha permesso di sbloccare tutta una serie di progetti che erano all'interno dell'azienda, erano di fatto sopiti, però con le connessioni giuste, quei progetti sono stati tirati fuori dal cassetto e ora ci andrò a lavorare. Sono state anche fondamentali le relazioni esterne, nel senso di confronto, no? E quindi posti come il Freelance Camp piuttosto che la Co-Creation School Camp. Freelance Camp lo conoscete benissimo, il Co-Creation School Camp è invece un posto dove designer e facilitatori si confrontano e espongono ciascuno il proprio problema e ci si aiuta a vicenda a trovare una soluzione. Sono stati posti utili per testare, per confrontarsi, per ricevere supporto, per avere aria fresca nei propri polmoni. Il senso di chiusura culturale che vivevo in precedenza, così l'ho spazzato via. E questo mi fa sentire veramente bene, al di là di tutto il resto. Sono stati posti fondamentali per supportarmi ed aiutare a trovare una forma specifica al design che avesse senso in quel contesto lì. È stata anche una questione di tempo, è stata una questione di tempo che necessariamente ho dovuto trascorrere a costruire relazioni, come si diceva prima, piuttosto che approfondimento e letture professionali che sono state funzionali successivamente. Qui alcuni pezzi hanno cominciato a incastrarsi, no? Quello che leggevo si incastrava con la formazione e il networking che mi andavo a cercare. Sono stati importanti gli errori nella misura in cui ho capito che, per esempio, imporre la UX Research in un determinato progetto non aveva senso, imporla nel senso che non era stata condivisa con il cliente, non era presente nell'offerta e quindi era un po', come dire, un mio personale sfizio, se volete, ma non aveva non ha avuto un'utilità, un impatto all'interno del progetto, tanto che la ricerca è rimasta nel cassetto, una ricerca qualitativa. È stato fondamentale, quindi, comprendere che le prove in produzione non avevano senso e un approccio condiviso all'interno dell'azienda poteva essere più funzionale ai miei scopi.
Sono quindi tornato a capire qual era l'essenza del design che volevo effettivamente applicare e, vale a dire, prima avere un individuare, indagare, discutere, comprendere il problema che dovevamo risolvere e poi, solo dopo, lavorare su una soluzione effettiva che soddisfacesse dei bisogni reali. Inoltre avevo bisogno, era fondamentale per me, validare gli assunti su cui partiva un progetto. Bisognava evitare l'approccio per cui il cliente o qualcuno in azienda impone degli assunti su cui poi viene costruito tutto lo sviluppo, salvo poi arrivare in cima all'ultimo piano del grattacielo e constatare che gli assunti erano falsi e quindi tutto il grattacielo non si tiene in piedi. Ho quindi proceduto per prototipazione e piccoli passi per fare delle piccole prove interne per capire che cosa poteva funzionare in quel contesto specifico. Mi sono focalizzato su dei metodi specifici, in particolare facilitazione e visual thinking. Ho visto che avevano un grosso successo e poche ore di facilitazione all'interno, non so, di un brainstorming o della retrospettiva che abbiamo condotto ieri, ad esempio, aveva un impatto su molte persone e aumentava la visibilità di quello che il design poteva fare in azienda. Mi sono focalizzato quindi su strumenti come il Business Model Canvas, Value Proposition, il brainstorming o la retrospettiva che ho già citato, per mostrare a tutti qual era il genere di aiuto che il design poteva fornire in quel contesto lì. A questo punto ho compreso che quello che volevo affrontare era un problema di design vero e proprio, quello stesso di portare, no, il design in azienda era esso stesso un problema di design e come tale l'ho affrontato. A questo punto chiedo alla regia di attivare la... Fantastico, la condivisione dovrebbe funzionare, così come anche lo switch del monitor. E, allora, che cosa è questo? Questo è la board di FigJam, che è un prodotto di Figma, su cui abbiamo lavorato prima in coppia con l'altra designer presente in quel momento in azienda e poi successivamente in autonomia. Siamo partiti da questa domanda, abbiamo elaborato questa domanda, una How Might We, che è uno strumento dall'appunto di design, che sintetizza il problema che noi vogliamo andare a risolvere. Come potremmo aumentare l'impatto del design nei progetti nel contesto di Imola Informatica, in modo che il suo valore sia apprezzato e riconosciuto? Ancora una volta vedete come si stressa la questione del contesto, perché è fondamentale, a mio avviso, è un aspetto su cui quindi sempre più mi sono focalizzato. Che cosa abbiamo utilizzato? Abbiamo utilizzato alcuni template, per esempio il primo è la world map, che indica che cosa, dove siamo in questo momento, come Imola, come azienda, dove vorremmo essere e gli ostacoli che ci portano tra l'uno e l'altro. Abbiamo utilizzato la speedboat, la barca, su cui abbiamo indicato quali sono gli aspetti che trattengono il design da essere applicato nel contesto aziendale, piuttosto che abbiamo utilizzato il razzo Speed Rocket per indicare quali sono gli aspetti che invece possono dare il boost alla nostra attività come designer in azienda. Abbiamo traslato quindi nei post-it rossi e verdi sul profilo ipotetico del designer che lavora in azienda, così tracciando i gain, quindi i punti di vantaggio, e i pain, i punti di sofferenza. Inoltre nel terzo spicchio abbiamo aggiunto i jobs to do, che sono proprio le attività che il designer va a realizzare in azienda. Da qui sono stati sviluppati delle attività da fare all'interno dell'azienda nel confronto con gli stakeholder sono venuti fuori da quelli che noi indicavamo come opportunità piuttosto che problemi, sono venuti fuori proprio delle attività specifiche. Nel confronto tra gli stakeholder questi si sono trasformati magicamente in progetti, erano già lì, era tutta una questione di comunicazione, networking e via dicendo. Un'altra delle questioni che abbiamo rilevato è stato per l'appunto la necessità di lavorare su una cassetta degli attrezzi aperta. Sono un designer, sono 150 dipendenti. È fondamentale che, nell'approccio al design, in quel contesto lì,
la cassetta degli attrezzi sia aperta, nella misura in cui ci sia per tutti, se volete, la possibilità, entro una certa complessità, naturalmente, di utilizzare l'uno o l'altro strumento affinché nei progetti più disparati che si possono presentare in azienda. Così, per esempio, per i vari strumenti, per esempio il Business Model Canvas piuttosto che il brainstorming, è stato realizzato un template di esempio che può essere utilizzato in presenza piuttosto che online e un esempio che spiega nella pratica che cosa voglia dire utilizzare quello strumento specifico. Così, nella cassetta degli attrezzi quindi ci abbiamo messo l'approccio che dicevo prima, i metodi, gli strumenti, ma anche il supporto che il design può fornire all'azienda, il supporto per il design, per non sentirsi isolati in una situazione dove sei l'unico designer e 150 dipendenti. Tutti questi elementi insieme sono naturalmente un percorso che abbiamo cominciato a realizzare, è l'inizio del percorso, ma è estremamente promettente. E quindi questo è l'approccio che abbiamo utilizzato in azienda, qui ci sono riepilogati i miei contatti, spero che il discorso sia stato interessante per voi. Se volete farmi sapere qualche altra cosa, sono a vostra disposizione. Grazie Roberto. Grazie a te Alessandro. Ma se posso chiedere di che cosa si occupa l'azienda di cui tu l'azienda sei? È un'azienda, diciamo, che tipicamente ha relazioni in modo informatico, un'azienda che ha relazioni con grosse banche, soprattutto banche e assicurazioni, quindi in generale, scusami, grosse aziende, quindi è tendenzialmente un'azienda del B2B, e questo peraltro è stato un altro aspetto che secondo me è interessante. C'è molto hype, c'è molta attenzione verso il B2C, in particolare per gli UX designer, tutti pensano a lavorare in quell'ambito lì. Secondo me nel B2B si può lavorare bene, si possono avere molte soddisfazioni e c'è molta meno concorrenza, a mio avviso. Super. Posso chiederti una cosa, Roberto? Certo. Se per un freelance che fa altro, no? Che non è UX designer, però vorrebbe cominciare a capire quali sono gli strumenti che si può portare nella sua cassetta degli attrezzi, secondo te da dove può partire? Ma sai, allora, un discorso in generale, in assenza di un contesto specifico in cui ti vai a confrontare, secondo me è un po' difficile. È necessario... È molto ampio. Scusa? Sì, perché è molto ampio, dici, è molto... Cioè, sì, perché tu puoi, puoi fare, ti puoi concentrare sui... Alcune cose sono tipicamente sempre utili, però prima di scendere molto in verticale è opportuno, secondo me, andare un po', come dire, un po' in orizzontale, no? Capire un po' quale settore anche piace di più a te e in quale settore poi vai a cascare. Quando sei in un contesto specifico poi fai il carotaggio verticale. Però prima capire un po' che cosa ti va di fare. Ti trovi di più con la UX Research? Sì, no. Ti trovi di più a fare il wireframing? Sì, va bene a fare wireframe, però sempre un pensiero un po' più strategico, un po' quindi più che cosa ti serve. Ok, perché quindi se non diventi una scimmia che realizza solo wireframe e diventa... Ok, quindi prima è avere una vista d'insieme di tutte le potenzialità. Secondo me prima un po' capire dove piace, dove ti piacerebbe stare, poi prima o poi un posto lo trovi, fai le prove, per piccoli passi ci arrivi. Ok. Io ritorno un attimo sulla questione azienda, nel senso che anche per freelance che vogliano proporre all'azienda dei progetti di design, intanto sono molto d'accordo sulla necessità di lavorare su questi aspetti anche nel B2B. Penso proprio stamattina, mentre venivo in ufficio, Francesco Costa che parlava dei dati sull'occupazione, dei dati sulla produttività e diceva che in Italia la produttività nelle aziende è bassa non perché le persone siano pigre ma perché spesso hanno a che fare con processi inefficienti e questo nel B2B, voglio dire, è vero, verissimo molto spesso, ci sono aziende macchinose con processi totalmente irrazionali e quindi sposo totalmente quello che hai detto. Mi chiedo quanto sia, dato che secondo me è comunque, se questi processi non sono, non hanno un commitment dall'alto, non sono sponsorizzati dai vertici, difficilmente poi passano,
qual è stato il tuo approccio nel convincere appunto se è stato necessario, perché poi magari mi sbaglio, avete fatto la rivoluzione dal basso. Sì, se non hai il commitment dall'alto ti puoi concedere del tempo. Io qui per me qui il fattore tempo e avere pazienza è stato fondamentale, anche il fattore fiducia tra me e lo sponsor si è fidato di me e di quello che è successo negli ultimi mesi. Io mi sono fidato dal fatto che sarebbe arrivata l'opportunità, però poi se non c'è il commitment dall'alto non ce la fai, nel senso che rischia di diventare, di pedalare a vuoto e di andare contro i mulini a vento. Se non c'è il commitment dall'alto non ne vale la pena, onestamente. Allora in quel caso lì forse vale la pena cambiare contesto aziendale, perché non ce la puoi fare. È necessariamente un lavoro che parte dall'alto. Non so se ho risposto alla tua domanda, Alessandra. No, ma sono... mi confermi quello che immaginavo. No, la rivoluzione dal basso è molto figa a raccontarselo, però non funziona. Cioè, entro un certo limite, sì, va bene, però poi a un certo punto deve esserci un moto di coscienza, no? In qualche modo. E gli stakeholder deve avere non solo l'amministratore delegato, ma anche le figure giuste, gli account te li devi portare a casa, qui gli advisor nel nostro caso te li devi portare a casa. Questo è tutto il lavoro che devo fare. E sì, proprio uno a uno devi averli a casa, le cosiddette prime linee te le devi portare a casa, se no non vede nessuno. Il movimento dal basso non, alla fine a un certo punto non ingaggia anche qualche figura apicale, cioè conviene prendere su, migrare e creare qualcosa. In cui chi ha fatto la rivoluzione dal basso, no, a meno che, voglio dire, non sei nel contesto dove c'hai 25 designer, ma se fossimo stati nel contesto 150 persone e 15 designer, 10 designer, quel discorso sarebbe una rivoluzione, no? Io sono uno, quindi necessariamente ho bisogno dell'aiuto dall'alto. Se non è così, per me non è realizzabile. Poi magari c'è qualcuno che ci è riuscito. Ah, rimangono buone pratiche all'interno di un piccolo team che magari lavora benissimo, è felice, però non vengono condivise, no? Dopo un po' uno dice ok, noi l'abbiamo capito che è importante, però se non si diffonde... Sì, anche per esempio quando sei in un progetto, l'errore che ho fatto io è quello che dicevo prima, anche se quando sei in un progetto siamo tutti quanti lì focalizzati, ma se non c'è stato il commitment all'inizio del progetto di fare delle attività di design in un certo modo, che non sia semplicemente realizzare dalla UI, della UX, della UI, un po' di wireframe e poi l'interfaccia finale, ma proprio fare UX research e capire quali sono le esigenze del cliente dell'utilizzatore finale, e non c'è il commitment da parte del cliente che il progetto può essere rivoltato come un cazzino perché ci siamo accorti che gli assunti di partenza erano sbagliati. Se non c'è quel commitment lì, tu non lo puoi fare questo lavoro. Quindi te lo devi dire chiaramente all'inizio, prima. Deve essere questa roba, deve stare nel contratto, perché se no non c'è la carta, non c'è il passaporto per passare quella frontiera. Bene. Roberto, grazie. Grazie a voi. E buon lavoro, alla prossima. È stato un piacere, grazie mille. Grazie di questo spazio. Ciao Roberto. Immensamente grato. Ciao.